Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Enotria. In questo video andremo a fare la quest secondaria di Velta, NPC, che ci permetterà anche di respeccare, ma ci servirà anche per sbloccare un trofeo e la sua relativa arma. Detto questo, partiamo da questo punto qui, dal riposo di Velta, corda risonante che possiamo trovare nella zona di Falesia Magna. E una volta arrivati qui a riposo di Velta, potremmo andare ad ottenere il boss, tra virgolette, nel senso, in questo punto qui ci sarà uno di quegli stemmi rossi con cui interagire, interagite e verrà fuori appunto il boss che sarà Velta. Boss fight un pochino noiosa, un pochino pesante perché si tratta di parriare tutti i colpi che lei fa, è molto veloce, almeno finché non la correggono. Lei è veramente uno di quei boss che potrebbero essere meravigliosi da affrontare, ma risultano un pochino noiosi proprio perché dovete parriare in continuazione e avete veramente delle finestre piccolissime per andare a danneggiarla. Poi, ovviamente, se avete la build del mago bellico, che è rottissima, la squartate in 2 secondi. Però, insomma, di base, se giocate un Souls con i parry, insomma, nella classica maniera, ci metterete un po', ma comunque si fa. Una volta che avete affrontato la boss fight e avete battuto Velta, lei si teletrasporterà al lab centrale, come tutti gli altri NPC, perché appunto lei sarà un NPC. Quindi torniamo al lab centrale e vi mostro dove trovarla. Da questo punto qui, appena arrivati al lab centrale, andiamo sulla parte destra. Giriamo sempre da questa parte. E qui a sinistra troviamo lei. Ci parliamo, esauriamo i dialoghi. Uscendo troveremo il solito Pulcinella che ci scassa l'ombrella. Ho fatto anche la rima. Ci dirà qualcosa. Noi lo ascoltiamo, dopodiché continuiamo. Ora, il prossimo step per quanto riguarda la quest di Velta è andare a battere Gargon Giulio. Giangurgolo, l'ho letto, si chiama Giangurgolo, che è un boss legato anche alla quest secondaria del custode. Quindi, in questo video andremo a vedere tutte e due le quest, così non vi confondete, non vi sbagliate, non ve le separo. E riuscirete tranquillamente a farle senza problemi. Quindi, prossimo step, ci spostiamo a Falesia Magna, periferia oltre le mura. Da questo punto vi mostro il percorso per arrivare dal custode dove lo troveremo la prima volta. Dopodiché vi spostate qui alla sala della grande statua, in questo punto qui. Da qui andate da questa parte.
E proprio in questo punto qui, appoggiato alla parete, più o meno qui, troverete il custode una seconda volta. Quindi parlateci, esaurite anche qui i dialoghi, dopodiché continuate fino ad arrivare esattamente qui, in questo punto, il Colosseo. Proprio vicino a questa corda di risonanza troverete il custode. Corda risonante, corda di risonanza è uguale, comunque falò. Ci siamo capiti, e proprio in questa corda di risonanza, un passo più avanti, trovate il custode. Parlateci, dopodiché andiamo a fare la boss fight con Jangurgulo. Vabbè, con quello, se siamo capiti. Per me è un problema dire il nome di questo boss e non ci posso fare niente, scusatemi. Andiamo ad affrontare questo boss, vi mostro il percorso per arrivare da lui. E ovviamente vi taglio la boss fight perché tanto sarebbe inutile mostrarvela, ma sostanzialmente dovrete stare attenti ai suoi attacchi con la coda, quindi quando vedete che fa il movimento un pochino indietro e va a sparare, diciamo, a fare uno scatto con la sua coda, schivate di lato, sul lato destro è meglio, e parriate il più possibile. Non è una boss fight troppo complessa. Però è molto lunga anche questa, è una rottura un pochino di palline, ma comunque si fa ovviamente con qualche try. Siamo anche vicini alla corda risonante, per cui non vi preoccupate, potete fare tutti i try che volete. Una volta che avrete affrontato questa boss fight, potrete tornare sempre in questa corda di risonanza, il Colosseo. Intanto vi mostro il percorso per arrivare appunto dal boss e continuare con la quest del custode. Agnello sperduto con il suo corso. È ora che stai esagerando, burattino. Vi è una conseguenza per ogni azione che ti serva di lezione. Dopo aver battuto il boss, tornate qui alla corda risonante il Colosseo, andate ad equipaggiare la maschera del boss che avete appena affrontato. Come avete potuto vedere, una volta battuto, avete ottenuto la sua maschera, l'andate ad equipaggiare e parlate nuovamente con il custode. Lui vi darà la maschera di Zelota e voi ora potrete tornare al lab centrale e andare a parlare nuovamente con Velta. Parlate con lei, esaurite i dialoghi, dopodiché ci spostiamo nuovamente. Ci spostiamo esattamente qui, strade nobiliari. Una volta arrivati qui, parlate con questa NPC, accettate ciò che vi dice e rimanete qui fermi ad ammirare il panorama. Una volta fatto ciò, vi parlerà di nuovo in maniera automatica, vi dirà qualcos'altro, leggete i dialoghi, dopodiché andate avanti con la storia e ora potete andare ad affrontare il boss della seconda zona, Capitan Spaventa, che troviamo in questo punto qui, trono dell'usurpatore a Falesia Magna. Quindi tornate qui, battete il boss,
di questa zona, il boss finale di questa zona, e poi vi spostate nuovamente, nello specifico qui Littumia, Gilda degli Ingegneri. Da questo punto vi mostro il percorso per trovare un altro NPC. E da questo punto andiamo da questa parte. Ricordatevi di equipaggiare in uno dei tre set la maschera di Capitan Spaventa, mi raccomando, perché ci servirà. Arrivati qui potete parlare con lui, ma prima ovviamente andate a cambiare la maschera. Ci tua. Ci apre la porta. Aspettate che me la coessi, va. Perfetto. Fatti fuori tutti. Dicevamo. Parliamo con lui. Ovviamente ricambiando la maschera perché io sono stupida e me sono scordata. E ci darà Vampa della Fenice. Quindi otteniamo un'altra arma. Una volta fatto questo, possiamo tornare al lab centrale. E una volta tornati al lab centrale, andiamo da questa parte. Arriviamo qui e parliamo con lei. Continuiamo ovviamente finché non esauriamo tutti i dialoghi. E sblocchiamo God of War, il suo trofeo, bellissimo, più un'arma, come avete potuto vedere, un'altra cosa che non mi ricordo, mi è sfuggita. Detto questo, anche per la secondaria della nostra Velta è tutto. Come al solito, giovani, grazie mille e alla prossima!